Siamo ritornati da Zomiguana a Marcianise, il megastore più grande degli animali del sud Italia, e parliamo con Antonello Catania. Benvenuto. Grazie, benvenuti a voi e a tutti i telespettatori. E allora, questo è l'ennesimo show dog, bellezza canina, non solo, il primo datato 2010, siamo nel 2022, dopo 2 anni di stop forzato, adesso riprendiamo a fare gli eventi importanti. Sì, con grande orgoglio e grande emozione oggi abbiamo ripreso questa nostra energia, ci sono un migliaio di persone, quindi veramente li ringrazio di cuore, e se sono venuti qua anziché al mare vuol dire che Zomiguana è così forte, questa passione per gli animali che Zomiguana trasmette. Siamo solo orgogliosi di aver avuto tanti ospiti. Dopo questa bella dimostrazione di affetto verso Zomiguana, siamo in procinto di aprire Lido Zomiguana, così verranno anche a Lido. Effettivamente questo ci manca. Essendo Antonello un imprenditore lungimirante, quindi manca questo, e secondo me in pochi mesi realizzeremo anche questa cosa. Ma chiaramente per l'anno prossimo, perché adesso inizia l'estate, non abbiamo tempo. Però l'idea non è male. Grazie Dino, come sempre, che ci dai suggerimenti preziosi. Ma la cosa importante soprattutto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i padroncini, che voi qua offrite tutti i servizi dall'A alla Z per i vostri bellissimi animali. Sì, in effetti questo è un megastore nel vero senso della parola. Siamo circa 2000 metri quadrati, offriamo di tutto, di più per i nostri amici animali, come hai detto tu. Quindi Marcianise è l'evoluzione di Zomiguana, quindi queste strutture così grandi ne vorremmo aprire di più, chiaramente in periferia di Napoli, perché nella città di Napoli è quasi impossibile, ahimè, aprire dei megastore così grandi. Vogliamo ricordare, Antonello, tutti i megastore di Zomiguana? Sì, il primo in assoluto è stato Qualiano, nel centro commerciale Jumb ad Aversa, poi siamo a Casoria, Bari, Santa Brigida, via Crispi, quarto. Adesso il nostro obiettivo è l'apertura di Salerno a settembre. Insomma, questo per allargare sempre di più la famiglia dei nostri amici a quattro zampe, quindi in qualsiasi posto della Campania e anche in altra regione come la Puglia, Zomiguana è lì che vi aspetta. Sì, a parte la voglia e l'ambizione di aprire più negozi per essere sempre più al servizio dei nostri amici animali e padroncini, mi fa anche piacere creare posti di lavoro, perché ce n'è tanto bisogno, quindi siamo orgogliosi anche per questo. L'ennesimo show dog, caro Antonio, il primo datato 2010, siamo nel 2022, è il 12esimo. Finalmente, dopo purtroppo quello che è successo, che tutti abbiamo passato questo periodo particolare, finalmente oggi sono 800 cani qui da noi a Zomiguana. E sei felice? Lo show, felicissimo, felicissimo, soprattutto perché Zomiguana crede e vuole essere vicino ai nostri amici animali, sempre. Questo sempre è il punto vendita di Marcianise, ricordiamolo. Poi avete scelta a Casoria, a Quarto, a Napoli, anche in Puglia, a Bari, se vi trovate in questo momento e ci guardate dalla Puglia, in qualsiasi posto trovate un punto di riferimento, un megastore come Zomiguana. Assolutamente, anzi voglio dire ai nostri clienti di Bari che a breve faremo anche lì a Bari uno show dog meraviglioso come questo di oggi. È bella questa giornata perché c'è, diciamo, questa presentazione di varie razze di animali a quattro zampe. Sì, molto molto bella, molto, è la prima volta, la mia prima partecipazione. Molto bella, molto simpatica come giornata. La sua prima esperienza, la mia prima esperienza soprattutto. Che bello. Cresciamo insieme, dai. Che emozione avere un cane. Ah, il cane penso sia la cosa più bella del mondo, guarda onesto. Penso non ci sono paragoni, non ci sono parole per descrivere quello che dà in termini di amore e affetto. Quando vado al lavoro non riesco a fare altro che pensare, oltre alla mia compagna, quando torno a casa per stare un po' con lei, insomma, per giocare, per rilassarmi anche con lei e stancarmi ulteriormente, perché comunque ti dà un bel da fare. È possibile che il tuo compagno dedica più tempo al cane che a te? È possibilissimo, è un rischio che mi aspettavo, però... È condivisibile, sì? Sì, perché
anche io le dico lo stesso tempo al cane. Diciamo che il cane ci ha tolto un po' dalla missione coppia, però è bellissimo stare anche insieme come famiglia, e è un momento che è insostituibile, come avere un figlio a tutti gli effetti. Sono cani amorevoli e molto protettivi. Eccolo qua, alto e bello. Donano amore a tutti. Cosa significa? Che siano un po' grossi, insomma. Esatto, ma sono belli. Cosa significa avere un cane? Digli agli amici di Weekend Dance. Significa avere il dono più bello. Io desideravo questo cane veramente da tanto, da quando ero piccola, e adesso diciamo che ho quasi la sua stessa età. Hai capito? E ci divertiamo insieme. Quanto è importante avere un cane? Sì, molto importante. Molto importante, più che altro per i bimbi, socializzano, cioè crescono e si divertono. Spitz tedesco nano di tutti i colori. Guardate, guardate, guardate. Sono dalla Pomerania. Dalla Pomerania, guardate che spettacolo. E io sono l'allevatore. Ma è bellissima. Ringrazio. Guarda qua. È un dono, è un maschietto. L'animale ti dà la vita. E a me mi ha dato la vita, come io gli ho dato a lui. E lui è riconoscente in me, è innamorato di me, è la mia vita. Mi ha stravolto la vita, tanto, tantissimo. È il mio primo cane, da premettere, in vita mia. Sono fiera e orgogliosa della scelta che ho fatto. Non ne puoi fare almeno, no. No, non allora, immagino nemmeno più un giorno senza lui. Meritano amore, danno amore senza chiedere nulla in cambio loro. Antonello, i complimenti, perché il bus dietro di noi, che poi raffigura un rettile e zoomiguano, è qualcosa veramente di fantastico, perché poi all'interno non è un bus normale, ma è proprio uno store, una parte dello store. Sì, l'idea è nata qualche anno fa, il tutto è stato realizzato poi in un anno di tempo, perché ci siamo divertiti un po' a creare questa immagine stupenda di un pitone che avvolge il bus. Lo utilizziamo chiaramente per un modo pubblicitario, sta piacendo a tutti, è simpatica l'idea, colpisce. E all'interno poi abbiamo un salotto per accogliere le persone, c'è un bar per rinfrescarsi. Succederà tutto questo quando gireremo e ci fermeremo nelle piazze di Napoli e nelle varie province della Campania.